귀여운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Benvenuti a una nuova puntata di Amore a Prima Vista. Sul nostro trono c'è Benny, che oggi ha preparato un'emozionante esterna con la nuova gareggiante Susi. Questo che vedete qui con me sarà il protagonista di questa esterna, si chiama Zeus. Io ho paura, ma lui secondo me ne ha più di noi. Guardate le immagini. I don't know no big estate, no fancy farm with a wrought iron gate or a mansion with a big old pretty view. Susi, stamattina l'abbiamo portato qui perché Benny ti ha preparato un'esterna stupenda. Ma ti piacciono gli animali? Non tanto. E i cavalli? Di meno ancora. Andiamo bene. No, dai, mi stai facendo preoccupare. No, no, non ti preoccupare, sarà una bellissima giornata. Benny ti ha preparato una sorpresa. Poi chi vivrà vedrà. Vieni con me e ti porto da Benny e ti mostro la sua sorpresa. Va bene. Andiamo allora. No, ma mica quella è Benny. Sì, quella no, persona è proprio no, Benny. Sogno, no, no, no. No, per favore. Dai, è una sorpresa, lui ha organizzato questo per te. Gliela rovino, non ho paura, non posso mai salire sul cavallo. Almeno avviciniamoci. Ho paura. Allora, sai che Benny è un eccellente cavalcatore di cavalli? Lui, io no però. Caso mai cadi, facciamo due risate. No, ma non è che cazzo, cioè, c'hai i denti grandi, non lo so, ho paura. Come c'hai i denti grandi? Ma lo sai che quel cavallo ha fatto il film con Cicciolino? Anche? Sì. Allora io scappo. No, non ti preoccupare, sto scherzando. Dai, ci vogliamo provare? Per Benny. Salutiamo Benny. Salutiamo Benny, dai. Lo salutiamo. E se il cavallo si avvicina e tu devi baciare? Scappo. Sta arrivando, sta avvicinando il cavallo. Questo ti bacia, secondo me. Buongiorno. Hai indovinato proprio, guarda, una passione per gli animali che non puoi capire. Eccoci qua, il cavallo sta qua, Benny sta qua, io vi lascio soli a questa esterna. Portami con te. No, mi dispiace, io ti lascio a Benny, ora te la vedi con lui, lui è una passione per gli animali, sa come trattarli e come farti stare bene. Io ho la fobia degli animali. Andiamo benissimo. Benny, ti lascio il mio gioiello a te. Posso dire una cosa? Cioè, hai proprio indovinato, la mia passione sono i cavalli, gli animali. Cioè. Allora io scappo, buon divertimento e buona esterna, perché questo è Amore a Prima Vista. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, guess she gave you things I didn't give to you. Friend, why are
shy. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Veramente un'esterna particolare, una bella location. Vediamo un po' che due piccioncini cosa dicono. Ed ecco io che vengo a dare fastidio tra i due piccioncini. Com'è andata questa esterna? Ma più che altro lo dobbiamo chiedere a lei com'è andata. Io stavo nel mio ambiente, nel mio habitat più che altro. Quindi io sono animalista, amo i cavalli, amo la natura, amo tutto. E quindi comunque, visto che sto conoscendo una ragazza che spero potrà fare parte della mia vita, l'ho incimentata direttamente nel mio mondo. Ora lo chiedo a lei, però ho un po' paura della risposta. Com'è stata questa esterna? No vabbè, ma lui è dolcissimo, però sono io che ho paura. Infatti l'ho stretto forte forte, non lo so se... Un attimino, aspetta. Quindi mi hai stretto forte forte solo per la paura? Ottimo, no, è ottimo stavolta. 50 e 50. Ah. Guarda, deluso. Già sai che sono salita sopra il cavallo così. Delusissimo. Ragazzi, mi hanno notato che stava scappando un bacio. Vabbè, diciamo che l'attrazione c'è, è una bellissima ragazza, c'è l'attrazione fisica. Poi comunque stavo nel mio, quindi comunque ci ho provato, sì. Vabbè, diciamo si è creata la situazione però se la deve meritare. Allora io vi lascio ancora qualche minuto e poi ci vediamo nel confessionale per commentare l'esterno in privato e le vostre impressioni, ok? Va benissimo, ok. Va bene. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. E siamo arrivati alla fine di questa bellissima esterna. Allora, cosa hai provato oggi con Benny? Parlami un po' di lui, di cosa avete parlato tra di voi, come è andata l'esterna, spiegami tutto. Allora, sono stata bene, benissimo, cioè ho avuto paura, veramente, prima stavo quasi arrabbiando perché io ho detto che l'ho stretto solo perché avevo paura, però è vero, avevo paurissima, però è molto dolce. Sul cavallo cosa vi siete detti? Anche il cavallo ha confermato la sua teoria, Ricordiamo che siamo in una stalla e qui sono tantissimi cavalli, una bellissima location, è stata una cosa molto originale. E questo è reality, come potete notare. Non ci sono tagli, tutto reale, il cavallo che si arrabbia, lei che ride, io che ho paura del cavallo che ha le spalle. Ma tu mi devi raccontare questa esterna. Come, cosa avete parlato sul cavallo? Ma niente, è stato bello avere quel minimo di contatto in più con Benny. Ma un cavallo mi ha sussurrato che vi siete anche quasi baciati. Quasi. C'è stato o non c'è stato questo bacio? Ni. Ni, sì, ni, no. Allora, spiegami. Il bacio, 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 se lo devi meritare. E questo qua timbro com'è stato? È stato perché c'è forte attrazione, è stata una cosa spontanea, cioè la cosa più normale che potesse capitare al momento. Quindi è stato tutto naturale, ti è piaciuto? Allora sei pronta a fare una prossima esterna? Assolutamente sì. Allora l'appuntamento è domani per vedere questo pazzo di Benny cosa ci propone. Perché questo è amore a prima vista. Я как мальчик попадаю в плен твоих флюидов, но не замечаю перемен. Горечи обида, что случилось, сам не свой.
un bacio, una carezza, si sono stretti forti. È così che si è conclusa la prima esterna. Ricordate bene la prima presentazione di Benny? Guardate le immagini. Mando un bacione comunque a tutte le ragazze, soprattutto comunque a Enzo Orlando che sta ancora guardando comunque da casa. E niente, invito comunque, se vuole comunque Enzo, qualsiasi cosa, puoi intervenire a prendere un caffè con me, non ti preoccupare, ti faccio anche tutti, ti faccio essere partecipi del mio programma. Un secondo chiaramente sarà il secondo, perché oddio, i primi sono sempre vincitori. Non sei stato vincitore, non potrai essere vincitore questo programma, quindi non amo parlare male, anche perché comunque non ci conosciamo, però diciamo per adesso sei il mio secondo, quindi il mio vice. Quindi qualsiasi cosa o dovesse succedere qualcosa, ti chiamo e ti aggiorno. E dopo questa sfida lanciata da Benny, Enzo Orlando cosa ha risposto? Guardiamo ancora le immagini. Ciao, sono Enzo Orlando e ho partecipato al casting di Amore a Prima Vista e come avete potuto vedere l'ho perso. Ma Benny, penso che comunque non credo che tu possa andare avanti, perché alla fine si vede, no? La stoffa dove sta. Quindi posso dirti che Susi, prima che venisse in programma, frequentava me e ho le prove, ho le foto e tutto. Se vuoi te le porto. Quindi se vuoi possiamo benissimamente fare una scommessa e io me la posso prendere quando voglio. Ma sempre se vuoi, perché cioè, bisogna avere coraggio per queste cose. Quindi vedi tu e fammi sapere a presto, no? Ciao Benny. La prima esterna è finita qui. La sfida è stata lanciata. Se volete scoprire come andrà a finire, non vi resta che seguire un'altra puntata di Amore a Prima Vista. Te mage fatta già na doccia, doi porzi sotto l'occhio ma para Luciano moce. Ma guarda rindo specchio e tengo fissi che na roccia a già va fine a foggia. Quando è stata ieri, ha già chiappata una pugliese troppa conover. Marito viene ma figlia proprio rimane ser. Ma tenga macchina scassata e son rimasta per, son rimasta per. Non facevo, figlia non treno, guai io, non fo chiocchio, che lo tengo. La giangada sta! Giangada sta! La giangada sta! Giangada sta! La giangada sta! Che me n'avrete! La giangada sta! Che me n'avrete! Quattro piazza Garibalda, fo biglietto, fo chi a foggia. Na fedendi corse sotto, na fedendi pioggia. A ieri stevo solo, ma era chiovere proprio oggi. Porice, cao, ne sarraggia. Ma i carabinieri, ma mi fermate pure si stavo a sto caffè. Ma mi scagnate pure ca se ne fu da ieri. E sto già mezz'ora, ma ferra co brigadiere. Chi ste scemo per? Non può scemo, tu pierdo bene. Guai io, non fo chiocchio, che lo tengo. Ne va la pena, guai io, non fo chiocchio, guarda lì la cucchia e faccio capi. La giangada sta. Giangada sta. La giangada sta. Giangada sta. La giangada sta. Che me n'avrete. La giangada sta. Che me n'avrete. La giangada sta. I Bersudri.